Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Studio TG. Andiamo subito con la cronaca, un ultimo ore. Andiamo a Fiesole, in provincia di Firenze, dove un uomo deceduto è stato ritrovato nella piscina di un camping. Si tratta, sembra, di un turista 35enne proveniente dal Costa Rica, ospite della struttura. Potrebbe essere stato, sembra dai primi accertamenti, un malore a causarne il decesso. È stato ovviamente già disposta anche l'autopsia da parte del magistrato competente di turno. Il campeggio si trova in via Peramonda. Sul posto sono intervenuti ovviamente sia i sanitari del 118 chiamati per tentare di rianimare l'uomo, che ovviamente i carabinieri. Secondo la ricostruzione, una prima ricostruzione appunto degli inquirenti, il turista sembra che ieri sera avesse cenato nel ristorante del camping insieme alla sorella e ai suoi genitori. Una volta rimasto solo, avrebbe deciso di fare un bagno, scavalcando, pare, la recinzione della piscina chiusa durante la notte. Sembra che dopo poco l'uomo si sia appunto sentito male, appunto causando questo malore, la tragica fine per annegamento del 35enne del Costa Rica. Gli abiti e gli altri effetti personali dell'uomo sono stati ad avvalorare questa ricostruzione, gli abiti e gli altri effetti personali dell'uomo che sono stati appunto ritrovati sul bordo della vasca della piscina. Cambiamo argomento, andiamo in Mugello, restiamo comunque in provincia di Firenze. Io dovrei avere in collegamento telefonico il sindaco del comune di Scarperia San Piero, Federico Agnesti. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Ilaria. Allora, in collegamento perché insomma i nostri telespettatori, soprattutto coloro che risiedono appunto in quest'area della provincia di Firenze, ci avranno sentito parlare più di una volta dell'attesa per la sentenza della Cassazione relativamente alla decisione riguardo la stima dei rimborsi che, o quantomeno degli adeguamenti monetari che doveva aspettare e insomma aspetta ai proprietari, agli ex proprietari dei terreni dove ora sorge l'area della industriale di Pianvallico, terreni che furono espropriati appunto per permettere la realizzazione di questa ampia area da parte di questo progetto. Insomma, per la realizzazione di questo progetto i proprietari fecero ricorso e furono decise dei rimborsi, insomma degli adeguamenti, diciamo così, rispetto a quanto fu erogato per gli espropri, che insomma portavano la cifra che in caso fosse stato in qualche modo deciso che andavano bene, il Comune avrebbe dovuto pagare diversi milioni di euro, 12 per la precisione. La sentenza della Corte di Cassazione rimette tutto in discussione, dice che insomma questa valutazione non era in pratica adeguata. Mi sembra di aver capito insomma che si ricomincia. Sì, la Cassazione ha accolto due ordini di ricorsi fatto dall'amministrazione comunale in merito alla sentenza della Corte d'Appello, che indicava che il comune allora di San Piero Assieve, ora quindi comune di Scarperia e San Piero, dovesse pagare una cifra oltre gli 11 milioni. La Cassazione ha detto che ha cassato questa sentenza, quindi rinviando le valutazioni delle indennità, degli espropri, quindi alla ridefinizione dell'indennità, ad un'altra sezione della Corte d'Appello, quindi una sezione diversa a quella che aveva già dato la sentenza, e quindi accettando le motivazioni di ricorso fatte dall'amministrazione comunale, quindi andando a ridiscutere quelle che dovranno essere le indennità che dovranno spettare ai proprietari, agli ex proprietari dell'area lì di Pianvallico dove si è svolto il PIP. Ecco, in realtà c'era già stato insomma il pronunciamento per l'area che competeva insomma a Scarperia, ai terreni vicini, e il ricorso presentato verteva un po' anche su questo, nel senso che erano stati decisi due adeguamenti totalmente diversi per terreni confinanti in qualche modo.
diciamo che la sentenza su Scarperia era andata in giudicato e si era svolta con una legge sugli espropri diversa rispetto a quella che invece è stata applicata dalla Corte d'Appello in secondo grado per quanto riguardava San Piero, che aveva accolto quindi un adeguamento nella giurisdizione italiana che trasformava tutto in valore penale. Quindi l'altra era conclusa mentre questa era in corso. Logicamente le situazioni erano molto simili, ma le valutazioni sono state molto, molto divergenti. Ora con ciò che abbiamo ottenuto, insomma quello nella ridiscussione nella Corte d'Appello, quindi da parte della Cassazione, si rimettono in discussione appunto i valori delle indennità di esproprio che in un primo tempo condannavano il Comune a pagare oltre 11 milioni di euro e poi sarebbero comunque alla fine ricaduti sui proprietari dei terreni perché avevano stipulato gli accordi salvo conguaglio, quindi anche un'opportunità insomma di esborso in meno da parte dei proprietari attuali dei terreni che si trovano in insediamenti produttivi, oltre a quello che sarebbe insomma in prima istanza dovuto accadere al Comune. Ecco. Però questo insomma per significare la bontà di tutte le istanze e tutte le valutazioni che erano sempre state dette da parte dell'amministrazione comunale e quindi che i valori dati erano superiori rispetto a quelle che effettivamente erano stati poi espropriati. Ora vedremo quello ecco, che accadrà. Che cosa vi aspettate a questo punto e quali saranno i prossimi passi? Ci aspettiamo logicamente di poter ridiscutere per quello che dovremo andare a ridiscutere con la Corte d'Appello, quindi porteremo le nostre istanze, le nostre valutazioni in merito all'effettivo calcolo che magari deve essere fatto per ridefinire l'indennità. Quindi, Corte d'Appello che non sarà... Sì, come? Corte d'appello che non sarà la stessa, cambia il collegio giudicante. Anche questo giustamente la Cassazione ha detto che il collegio giudicante sarà un altro, quindi sarà valutato da una sezione diversa della Corte d'appello che aveva pronunciato la sentenza alcuni anni fa. Quindi insomma si ricomincia, non ci resta che attendere ancora, non abbiamo i tempi, non ci sono tempi certi. No, i tempi non ci sono, sono solo che sono state accettate queste valutazioni fatte, opposizioni fatte dall'amministrazione comunale. E questo anche ci gratifica il fatto della bontà di quello che avevamo sempre detto e operavamo coscienti che le valutazioni di allora non erano effettivamente quelle che poi insomma sono state erano adeguate e non erano quelle che sono state richieste. Comunque vedremo quello che accadrà, sicuramente sarà una cosa che porterà via altri anni, non sarà una valutazione che avremo nell'immediato. Quindi vediamo quello che potrà accadere. Quindi anche una considerazione di tipo banalmente politico, tutti quelli che dicevano che la nostra fusione dei comuni era fatta esclusivamente per avere i contributi per saldare questa indennità d'esproprio, mi sembra che questo caso sia molto venuto meno, quindi queste persone che magari hanno fatto illazioni, ci hanno fatto campagne contro il referendum, campagne anche di tipo elettorale lo scorso anno, proprio un anno fa, quando siamo stati eletti, l'anno scorso forse dovranno un pochino rimangiarsi le loro valutazioni e pensare un pochino anche alla bontà di questa amministrazione, non solo per le cose passate ma anche per le cose future che andrà a fare. Grazie al sindaco di Scarperia San Piero Federico Agnesti, grazie ancora. Prego, buona giornata. Buona giornata anche a lei, a cui auguro ovviamente come sempre un buon lavoro. Andiamo ancora con la cronaca, ci spostiamo a Livorno dove una brutta vicenda ha visto protagonista un uomo che ha gettato acido muriatico sul volto di una donna. L'uomo, un trentenne, è stato arrestato dai carabinieri. La vittima ha riportato lesioni ad un occhio ed ustioni varie. È accaduto in una sala scommesse. Il trentenne si chiama Davide Vecchio, avrebbe aggredito questa signora di 55 anni perché la riteneva responsabile di ostacolare la nascita di una relazione sentimentale tra l'uomo e una donna di 38 anni, amica della vittima. È accusato per aver gettato acido muriatico di lesioni personali aggravate. Le ferite riportate dalla 55enne sono state giudicate guaribili in 25 giorni. Secondo quanto emerge, riportato anche da Toscana Media, le due amiche avevano già denunciato in altre occasioni l'uomo per aver subito da quest'ultimo minacce verbali. Ieri, l'altra sera, intorno alle 22, l'uomo si è presentato nella sala scommesse dove lavora la 55enne e le ha lanciato contro appunto dell'acido, scappando
successivamente a piedi. La signora è stata soccorsa e i carabinieri si sono gettati all'inseguimento dell'uomo, che è stato bloccato poco dopo nella sua abitazione. Adesso risulta agli arresti domiciliari. E andiamo a Pistoia, dove si è verificato un tentato furto all'agenzia di banca di Sant'Agostino, proprio a Pistoia. I ladri sono entrati all'interno dell'istituto bancario passando da un'azienda confinante, dopo aver praticato un foro nel muro che divide appunto le due attività. Hanno disattivato l'impianto d'allarme e hanno tentato di forzare la cassaforte, che però era munita di un antifurto denominato nebbiogeno, che ha riempito al tentativo della sua apertura senza i necessari codici la stanza appunto di fumo. Questo ha messo in fuga tutti i ladri, che appunto in questo momento risultano ancora ignoti. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. Andiamo a parlare di fusione degli aeroporti di Firenze e Pisa, delle società degli aeroporti di Firenze e Pisa, perché un altro passo in avanti è stato fatto verso la concreta attuazione di questo importante progetto, che ha già tutti comunque i via liberi necessari. Mancava anche quello della Consob relativamente al giudizio di equivalenza sul documento informativo relativo alla visione per incorporazione di ADF in SAT. È arrivato il parere positivo, quindi con la nota della scorsa settimana la Consob ha emesso il giudizio di equivalenza sul documento informativo redatto congiuntamente da SAT e ADF nell'ambito dell'operazione di fusione per incorporazione di ADF in SAT, e ne ha quindi autorizzato la pubblicazione. Il documento si legge nella nota di ADF: documento informativo è stato predisposto ai sensi degli articoli corrispondenti ai fini dell'ammissione alla quotazione sul mercato telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana delle azioni SAT che saranno emesse a servizio della fusione. SAT e ADF, ciascuna per quanto di propria competenza, provvederanno a depositare l'atto di fusione stipulato in data 11 maggio 2015. Presso i competenti registri delle imprese la fusione diventerà efficace a partire dal quinto giorno di borsa aperta, successiva alla data in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto della fusione. Alla data di efficacia della fusione è previsto che SAT, si legge ancora nella nota, aumenti il proprio capitale sociale per un importo complessivo di nominali 14.440.743 euro, mediante emissioni di 8.751.966 azioni prive del valore nominale, da porre a servizio del concambio delle azioni di ADF. Per l'effetto, tutte le azioni ordinarie rappresentanti l'intero capitale sociale di ADF verranno annullate e cesseranno quindi di essere quotate sul mercato telematico azionario. Alla data d'efficacia della fusione di SAT muterà la propria denominazione in Toscana Aeroporti SPA, con sede legale appunto a Firenze. Quindi insomma, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, questo è un nuovo passo in avanti molto importante riguardo appunto alla fusione dei due maggiori aeroporti toscani. E andiamo a Pisa, dove c'è la gelosia e il timore di una separazione alla base di un'aggressione che un uomo di 44 anni ha perpetrato ai danni della sua donna, selvaggiamente picchiata appunto dal 44enne. La moglie ha riportato lesioni guaribili in 22 giorni ed è stato necessario però per lei il ricovero all'ospedale di Pontedera. Siamo quindi in questo caso in provincia di Pisa, un'aggressione che al marito è costata l'arresto con l'accusa di lesioni personali e la sua successiva reclusione in camera di sicurezza fino alla celebrazione dell'udienza di convalida che presumibilmente si dovrebbe tenere quest'oggi. A Massa Carrara invece è per un fatto accaduto ad una guardia giurata che è rimasta ferita gravemente a causa del colpo partito, sembra accidentalmente, dalla sua pistola di ordinanza mentre era a servizio nella zona, mentre era di servizio in una zona industriale di Massa Carrara, in particolare nella zona di Avenza. Il vigilante, si tratterebbe di un 33enne residente a Sarzana nel comune di La Spezia, è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, non sarebbe però per fortuna in pericolo di vita.
E siamo di rientro a conclusione, appunto, ieri sera, alla chiusura della presenza del Mugello al Toscana Fuori Expo. Si tratta ovviamente dello spazio messo a disposizione della Regione Toscana. Qui vediamo le immagini degli ultimi giorni, uno spazio messo a disposizione dalla Regione Toscana per i territori che appunto sono stati ospiti e continueranno ad essere ospiti nelle prossime settimane. Il Mugello ha portato i prodotti di eccellenza, ha portato il marrone del Mugello, ha portato ovviamente tutto quello che è legato al mondo caseario, quindi dal latte ai formaggi, la carne, ha portato i salumi, ha portato lo zafferano, ha portato ancora i marroni, ovviamente, come dicevo, il tartufo, ha portato i vini, ha portato il farro, insomma tutti quelli che sono prodotti di eccellenza della terra del Mugello. Non soltanto però prodotti alimentari, anche eccellenze in altri campi come quello del sapone o della cura dei prodotti per la cura della persona o ancora in campo tecnologico per quanto riguarda la Novatec che ha presentato e portato appunto questo nuovo macchinario per l'erogazione del vino, alta tecnologia quindi e alta cucina. Vediamo in questa immagine anche gli chef Luigi Incroci e Giulia Speranzi che hanno dato vita agli show cooking, ma non soltanto, anche spettacoli, perché ogni serata dopo lo show cooking, quindi dopo gli assaggi dei prodotti più tradizionali e caratteristici, è stata la volta degli spettacoli con il teatro Marco Paoli e Carlina Torta, ma anche con la musica, tanta musica, il pianista di Marradi, Pepe Gurioli, che ha portato il suo modo eccezionale di far musica e di suonare il piano insieme a due altri artisti di eccezione, la soprano che avete visto nelle immagini, ma anche Enrico Maria Papes dei Giganti, che hanno allietato le serate che si sono chiuse da un punto di vista degli spettacoli musicali ieri sera con i Mangiaioli di Barberino. Qui vediamo ancora appunto le immagini degli chef, in questo caso Luigi Incroci accompagnato da Lorenzo del Chino Chini, istituto alberghiero di eccellenza nel mondo appunto della preparazione anche per quanto riguarda coloro che poi vorranno diventare chef, insomma ha portato piatti che hanno fatto e hanno rivisitato e hanno fatto riscoprire i sapori tradizionali delle terre. Queste sono delle terre della terra del Mugello, queste sono le immagini appunto del concerto di Pepe Gurioli con Enrico Maria Papes. Andiamo a cambiare argomento, andiamo a parlare di tumori, perché a Firenze c'è un altro interessantissimo progetto, un progetto che prevede un centro sulle cure domiciliari. L'idea è emersa nel corso di Home Care Italy, la terza edizione del convegno nazionale organizzato da ATT e dalla Fondazione L'Aquila per la Vita. Quindi l'idea è quella di creare a Firenze un centro di eccellenza a livello europeo proprio per la ricerca e la formazione sulle cure domiciliari dei malati oncologici. Da anni proprio ATT e L'Aquila per la Vita sono impegnati nell'attività di cura domiciliare oncologica e di terapie palliative e hanno organizzato appunto a Firenze il terzo convegno Home Care Italy. L'appuntamento è stato ideato e presieduto da Giuseppe Stipinelli, che è direttore di traumatologia maxillofacciale all'AUO di Careggio e presidente proprio dell'ATT. Ascoltiamo le sue parole relativamente al convegno, ma anche a questo importante progetto. ATT cura a domicilio i malati di tumore gratuitamente 24 ore su 24 nelle province e città di Firenze, Prato, Pistoia, lo fa da molti anni e vuole continuare a farlo. Crede che sia fondamentale, al di là dell'assistenza, anche cercare di coltivare gli aspetti scientifici, quindi gli aspetti della ricerca, e anche innovare così come il mondo cambia, così come il modo di curare i malati cambia, anche l'associazione vuole cambiare e quindi stiamo cercando di portare avanti nuovi progetti. L'obiettivo del progetto, che si chiama Attiva da ATT, è che è quello di curare i malati di tumore anche durante le terapie in fase attiva. Curare cosa? Curare le crisi, i problemi che possono sorgere a casa, i momenti di emergenza, in maniera tale da evitare che i malati debbano essere ricoverati in maniera impropria, essere curati a casa, perché per noi rimane sempre il gold standard delle cure oncologiche. E queste le parole proprio di Spinelli, ascoltiamo anche quelle che ha rilasciato appunto Giampiero Porzio, dirigente medico presso l'unità operativa di oncologia dell'Aquila e fondatore della Onlus L'Aquila per la Vita, sempre in merito a questo progetto.
Oncare Italy vuole essere un gruppo di ricerca e formazione sulle cure domiciliari oncologiche. Sappiamo che ci sarà sempre più bisogno di qualità nelle cure a domicilio perché i pazienti passeranno sempre più tempo a domicilio. Noi con gli amici di ATT, nella fattispecie Giuseppe Spinelli, che porta avanti da anni un discorso importantissimo a Firenze in Toscana, abbiamo deciso di creare questo momento d'incontro fra quanti lavorano in questo specifico settore. E devo dire siamo al terzo anno, ma l'ambizione è ancora più grande. Noi vogliamo fare di Firenze il centro di riferimento a livello europeo per quanto riguarda la formazione e la ricerca sulle cure domiciliari. La strada è ancora lunga, però ci stiamo arrivando. Cambiamo argomento, andiamo a Calenzano, comune molto attivo con le inaugurazioni nelle ultime settimane dopo la grande festa per l'apertura del nuovo spazio della biblioteca comunale. Domani sarà la volta di un'installazione che andrà a impreziosire ed abbellire la nuova piazza del comune. Io sono in collegamento con il sindaco Alessio Biagioli. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Dicevamo, domani l'inaugurazione e il taglio del nastro per un'installazione molto particolare nella piazza del comune. Di che cosa si tratta? È un completamento del progetto che abbiamo fatto della piazza, in cui, come sapete, negli anni, nei mesi scorsi è stata tutta rinnovata e resa più praticabile. E, diciamo, insieme alla Enel, che era proprietaria della vecchia cabina, che lì era un po' l'elemento rimasto, la bruttura che diciamo un po' fuori da tempi, abbiamo pensato a qualcosa di innovativo fatto con l'università di design e con un artista, un grande, secondo me un artista emergente molto bravo che è Clet, e quindi abbiamo chiesto di reinventare questo spazio che da una bruttura dovesse diventare invece un elemento attrattivo e bello. E da una vecchia cabina dell'Ene è venuta fuori un'installazione di verde verticale con il tocco artistico di Clet, e poi chi lo vedrà si renderà conto anche della cosa simpatica e carina che è venuta fuori, e quindi questa vecchia cabina torna a nuova vita con questa installazione a mezzo tra l'artistico e l'ambientale, per cui una viola verticale molto bella. Una viola verticale, com'è nata questa idea? L'ho detto, è nata un po' da questa proposta di fare sperimentazione sugli edifici verdi. E questa borsa di ricerca appunto fatta con l'Università di Design, e che però noi abbiamo voluto arricchire da questa interpretazione di Clet, che gli ha dato un tocco di particolarità. Clet, per chi non lo conosce, sono Clet è quello che ha modificato le cartelle, molto, sì. Molto controverso, però anche molto, tra virgolette, molto anche apprezzato, conosciuto soprattutto all'esterno, anche nella nostra città, anche nella nostra zona, nelle nostre zone della provincia di Firenze e a Firenze stessa per la modifica dei cartelli stradali, quindi insomma controverso ma anche molto, diciamo così, allegro, simpatico, di buon umore, insomma, in qualche modo. Sì, infatti quest'opera d'arte è poi una figura antropomorfa venuta fuori dalla cabina, è un po' dissacrante anche per il luogo, perché la piazza è comune, c'è l'edificio comunale, c'è nuovi uffici, e questo elemento di rottura, ma secondo me è molto inserito bene, molto, molto bello, ecco, riesce a dare un tocco di simpatia e d'allegria nella piazza istituzionale. Grazie al sindaco di Calenzano Alessio Biagioli, con cui ovviamente ci risentiremo e che vi dà appuntamento. Chiaramente noi invitiamo tutti domani alle 5.30 a questa inaugurazione. Al taglio del nastro. Grazie al sindaco Alessio Biagioli, a cui auguro come sempre una buona giornata ed un buon lavoro. Io torno a Firenze perché è stata presa quella che è stata un po' ridefinita e rinominata la primula rossa della ZTL. Si tratta di una donna che con la sua auto in particolare ha bucato i varchi della ZTL fiorentina per ben 132 volte. È stata ritrovata grazie allo Speed Scout, era riuscita appunto ad entrare e uscire in auto dal centro storico senza alcun permesso per mesi, ben 132 volte, senza rispondere tra le altre cose anche alle multe che ricevono coloro che passano sotto i varchi per la Z.
ZTL non muniti appunto del necessario permesso. I verbali sembra fossero indirizzati in Francia, dove risultava risiedere l'intestatario della carta di circolazione, ma tornavano indietro con la scritta destinatario sconosciuto. La polizia municipale ha rintracciato la proprietaria, si tratterebbe di una donna romena responsabile di 132 ingressi abusivi in ZTL. Come diceva, rintracciarla il sistema dello Speed Scout, l'apparecchio per l'accertamento in transito degli eccessi di velocità e della sosta vietata. L'auto, una Renault con targa francese, è stata trovata posteggiata su una strada. Ha permesso ai vigili urbani di risalire all'effettiva proprietaria. La donna è stata notificata per una violazione per mancata reimmatricolazione del veicolo, pur essendo residente in Italia da oltre un anno. Non è che l'inizio, ora le saranno appunto inviate tutte le multe arretrate con i relativi rincari e interessi di mora. Non si tratta del primo caso del genere a Firenze. A febbraio era stata la volta di una Mini Cooper con targa ucraina multata 215 volte dal 2011 per un importo di poco più di 18.000 euro di sanzioni. A dicembre 2012 invece una Golf con targa svizzera sanzionata 104 volte con 10.000 euro di multe da pagare. Record per una cittadina inglese che nel 2011 fece segnare oltre 1.500 infrazioni al volante nel corso dello stesso anno per un totale di oltre 90.000 euro di multe. Io non so se a questo punto riusciamo poi a seguire tutti gli altri aggiornamenti e tutti gli altri nostri argomenti del giorno. Vorrei cercare intanto di andare in collegamento con Erika Calvani, se fosse possibile, perché torna questa sera l'appuntamento con Viola Express e A come Azzurro, per una rapida excursus sugli argomenti. Andiamo intanto a Rufina, dove sono stati portati a termine varati alcuni importanti lavori. Il comune di Rufina sta elaborando un progetto per riqualificare il suo centro storico e sta lavorando con priorità per Piazza Kurgan, che affacciata sulla strada statale 67 ospita numerose attività. A darne notizia è l'amministrazione comunale, che ha annunciato la volontà di riammodernare la piazza per ripensare a tutto il centro storico. Un progetto complessivo che poi, finita l'elaborazione, dovrà trovare finanziamenti e risorse di cui il comune attualmente non dispone. È stato annunciato che per l'intervento più generale e che si occuperà di tutto il centro storico, il progetto sarà sottoposto a vari enti per trovare i finanziamenti necessari, ma saranno prese in esame anche con partecipazioni da parte di privati. Per ciò che riguarda Piazza Kurgan, che ospita il Palazzo Comunale, l'Ufficio Postale, una banca, attività commerciale e artigianale e una nota cantina del territorio, l'amministrazione precisa che ha allo studio un intervento di miglioramento della viabilità, che servirà principalmente a sostenere le attività economiche presenti. L'idea è quella di rimuovere la rotonda presente all'incrocio tra la piazza e Viale Duca della Vittoria, lo spostamento di un lampione e la sistemazione del marciapiede. Questo permetterà ai mezzi pesanti diretti alla cantina presente poco lontano dall'incrocio di poter meglio svoltare, evitando di creare disagi alla viabilità. A questi lavori, precisa l'amministrazione, contribuirà economicamente anche la stessa cantina presente in piazza, dando vita a una buona e importante collaborazione fra pubblico e privato. Per discutere con i cittadini il progetto di riqualificazione complessiva, il Comune ha organizzato per il prossimo 5 giugno, presso la Sala Consiliare alle ore 21, un'assemblea pubblica. Abbiamo gli ultimi due minuti di trasmissione, vado immediatamente a salutare e ringraziare per essere con noi Erika Calvani, che vi aspetta questa sera con le trasmissioni sportive. Erika, buongiorno. Buongiorno a te Ilaria, sì, questa sera dalle 21.20 inizieremo a parlare di Empoli con Accomazzurro in via eccezionale, registrato ieri al Burger King di Empoli, proprio immediatamente dopo il fischio finale di Empoli-Sampdoria, finita come ben sapete in parità con l'Empoli vessato al 90esimo con il gol della Sampdoria, ma c'è stato anche a seguire la festa dell'Empoli al Castellani, essendo l'ultima gara stagionale ad Empoli per la squadra di Maurizio Sarri, tanti cori davvero ad inneggiare l'allenatore di Figline Valdarno, che ha fatto benissimo ad Empoli, ha attirato anche l'attenzione dei grandi club, così come tantissimi giocatori azzurri, perché noi ad Accomazzurro ovviamente abbiamo parlato soprattutto dell'Empoli del futuro, perché sono molti i nomi dei giocatori dell'Empoli all'interno della prossima sessione di mercato e accostati anche a club
importanti, ma a tener banco per quanto riguarda il futuro degli allenatori senza dubbio anche Vincenzo Montella. E allora di questo parleremo poi questa sera invece alle 21.50 a Viola Express, sempre su Teleirile. In studio la firma, l'ex direttore della Nazione Marcello Mancini, ma anche alcuni tifosi VIP per così dire, come l'attore Bruno Fantini, collaboratore di Pieraccioni, ma anche con noi il pallanuotista Leonardo Binti, campione e dunque sportivo. Poi cercheremo di capire come si evolverà la situazione, perché alle porte, dopo la vittoria di Palermo, adesso l'ultima gara casalinga della Fiorentina contro il Chievo, dopo la quale ci sarà il tanto atteso colloquio tra Vincenzo Montella e la proprietà, colloquio a cui facciamo riferimento da molte settimane, perché davvero è la data cerchiata di rosso per capire il futuro della Fiorentina. Ilaria. Grazie ad Erika Calvani, questa sera quindi dalle 21.20 a Come Azzurro e poi a seguire Viola Express. Grazie ancora Erika e ci vediamo questa sera. Allora noi andiamo rapidamente in chiusura, ho finito il tempo a mia disposizione, Studio TG torna domani alle 12.30, questa sera invece alle 19 Alessio Poggioni vi aspetta con Malacoda, buona giornata.